Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia JP, perché voglio darvi una piccola anticipazione di quello che sarà il gioco adesso a livello 90 e inoltre vi invito anche stasera, per quando sarà ovviamente verso sempre le 9, 9 e mezza, a venire sul mio canale Twitch, dove parleremo della Divine World of Illusion di Ifrit, parleremo in generale di tutto quello che è stato aggiunto nel gioco. Però oggi, ora, soprattutto in questo momento, voglio darvi una piccola anticipazione di quello che è il gioco e inoltre vi regalo anche le mie pull per quanto riguarda Sid, dato che è uscita la sua LD ed è uscito anche Noel. Qualora dovesse uscirmi Sid con ovviamente i ticket che andremo a lanciare, prenderò Noel con i token e poi successivamente lo andremo a maxare, lo andremo a provare e vedremo tutto quello che c'è da esplorare per quanto riguarda il gioco. Allora, innanzitutto vi dico già che siamo stati ricompensati con le ricompense della Ope Ope, quindi io le ho già riscattate, e inoltre ho preso per questa volta il Mogpass Premium, quindi il Mogpass quello dorato, proprio perché voglio vedere effettivamente in cosa si sostanzia il guadagno di orb che serviranno poi successivamente per la creazione delle ultima. Inoltre abbiamo il nuovo menu specifico delle ultima, che per giustamente farvi vedere con i vostri occhi come funziona, funziona esattamente come vi avevo spiegato nel video della Ope Ope di ieri. Quindi tutti i personaggi che riceveranno il livello 90 avranno la possibilità, come potete vedere, di svolgere due missioni. La prima consiste nel portare il personaggio a livello 90. La seconda invece è quella di utilizzare il personaggio in una Lufenia specifica. Quindi, come potete vedere, poi man mano ci sono tante sfide Lufenia che piano piano daranno la possibilità di poter ottenere le gemme qui sul, anzi le orb più che altro qui sulla destra. Ora, questi non sono personaggi che hanno il 90, quindi probabilmente non so se daranno comunque le ricompense, perché come potete vedere abbiamo una Lufenia specifica da dover completare e poi successivamente il team da dover utilizzare nello specifico per ovviamente completare quella Lufenia. Ora, se noi dovessimo utilizzare questo team per completare solo la Lufenia, alla fine non ci sarebbe nulla di male. Però capiremo in futuro, soprattutto io che farò delle live magari dove appunto affronteremo queste sfide ultima, se ci danno già subito queste orb completando con diciamo completando con il team, oppure lo potremo vedere poi successivamente stasera direttamente in live. Le prime 50 orb, come potete vedere, ci sono già state regalate e in alto a destra possiamo entrare anche nel menu specifico. Come potete vedere adesso qua c'è il tutorial che per l'appunto vi faccio vedere proprio in diretta, ovvero che i personaggi adesso possono arrivare a livello 90 con i nuovi, con le nuove tier di cristalli, ovvero gli Ice Shards, e successivamente, come potete vedere, finalmente l'hanno anche fissato a quanto pare, abbiamo il menu specifico per la realizzazione delle armi ultima. Armi ultima che vi ricordo che possono essere equipaggiate soltanto dai personaggi a livello 90. Tra l'altro, guardate che bello, ci hanno anche messo una introduzione con addirittura materia che ci parla, ma vabbè, andiamo avanti perché non ci interessa fondamentalmente tutto ciò. E vi faccio vedere un attimo anche quello che è il menu delle armi ultima. E poi successivamente invece, eccole qua. E invece poi successivamente andiamo a pullare. Queste sono tutte le armi ultima. Questa è la dagger. Questa è la spada. Questa è la spada a due mani. Questa è la staffa, pistola, fist, pugni. Questa è l'arma da lancio. Questa è la lancia. Arco, frusta e armi altre. Quindi tecnicamente queste dovrebbero essere quelle di Noel che dovrei craftare poi a livello 90, ma di questo ne parleremo stasera. Come potete vedere il costo è specificato qui in basso. La prima arma ultima costerà 50,
quindi come vi avevo già specificato il primo costo dell'arma sarà 50 e qui molto probabilmente ci sarà il menu, che bello sto menu tutto fatto in rosso, dove probabilmente o si riporteranno le ultime in core, quindi si riporteranno praticamente al loro valore originale, o forse si potranno max limit breakare in quest'altro menu. Quindi questa è una cosa che vedremo poi successivamente, ma per il momento va bene così. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, non perdiamoci in chiacchiere, avremo modo di esplorare meglio tutti questi menu, bisogna fare le cose come è giusto che sia. Quindi, Sid riceve la sua arma LD, un'arma LD abbastanza particolare, in banner insieme a Noel, cosa per me graditissima, perché se qualora dovessimo sculare, ovviamente la BT di Noel, avremo modo di conservare ancora i token e prendere poi successivamente qualcuno in futuro. Allora, buttiamo subito il free ticket, intanto, così giusto per scaramanzia. Ok, non c'è nulla di buono. Andiamo ad aprire il menu, giusto per evitare i caricamenti. Arma BT di Noel, arma BT di arma LD di Sid. LD anche di Noel che comunque già possiedo e poi anche Edward sinergico all'interno del banner, quindi direi un banner abbastanza semplice. Mi sono rimasti 283 ticket dopo la disfatta tra virgolette di Ursula, quindi direi di buttare subito questi 3 ticket un pochettino così a sport, vediamo un pochettino cosa ci consentono di ottenere questi ticket. Bene, mi è crashato. Ok, siamo tornati. Mi era crashato ovviamente il gioco, quindi ritorniamo a buttare i ticket per vedere cosa esce. Siamo a 280. Non voglio in realtà perdere troppo tempo, quindi andiamo di 10 ticket. Vediamo se magari abbiamo... No. Allora, con Orba Azzurra skippiamo. Alla fine, da un lato, sono abbastanza contento perché con Ifrit comunque si può tornare a respirare ossigeno, come si suol dire per i ticket, quindi avrò modo di poterne farmare altri. Però, effettivamente, questo shaft è un po' infame, cioè... 15 di Edward che non mi serve a nulla. Niente, neanche una orb, neanche la orb dorata mi danno, cioè proprio preso a pesci in faccia, come si vuol dire. Dai, una orb dorata almeno per il video, dammi qualcosa da mettere nel video. Cioè, veramente... Oh, bravo, un orb dorato, che tanto non è sicuramente la LD di Sid, quindi va benissimo così, ma almeno è una orb dorata, almeno abbiamo qualcosa da far vedere una volta ogni tanto. Dai, io ci spero. LD di Sid così rimangono 200 ticket, più quelli di Ifrit sarebbe figo. E invece no, ovviamente. Ex di Edward e 35 di Sid. Ovviamente andiamo ancora avanti, qualcosina la possiamo spendere, in realtà potrei anche spenderli tutti, devo essere onesto, alla fine questi sono ticket che vengono conservati proprio per queste ultime cose. Sid mi piacerebbe averlo più che altro perché è un personaggio del 7 e anche perché comunque è abbastanza comodo per questa Lufenia. Però qualora non volesse effettivamente uscire, non starò lì a punzecchiarlo o farmi prosciugare in maniera gratuita. Infatti siamo ora a 150, non so, magari potrei anche fermarmi qui per il momento e tentare qualcos'altro in live, ma non lo so, vediamo. Vediamo intanto cosa esce. Ecco, giustamente la LD di Noel che già avevo. Bene. Ovvio, ovvio. Niente, allora a sto punto continuiamo.
Guarda, da un lato spero anche nella BT, se devo essere sincero. Veramente mi piacerebbe tantissimo. Skipperei anche Seed, se mi dovesse uscire veramente la BT dai ticket. Quindi, ma già è successo con macchina, quindi sono abbastanza realista. Non ci spererei più di tanto. Allora, siamo scesi sotto i 100 ticket ormai. Proprio shaft completo. Sto banner mi sta dicendo di no. Ho esattamente detto questo. Scusatemi, non volevo. Non volevo. E quindi si risparmiano ancora i token. Non ci credo. Non ci credo. Risparmio i token. Non ci credo. Non ci credo. Ancora con i ticket. Va bene. Io a questo punto mi fermo. Basta. Seed, casomai ci riproverò più in là. A me già sta bene così. Non spendere i token per me è una cosa fenomenale. Quindi vado a maxarmi Noel, lo vado a fare verde e poi stasera tutti quanti insieme prenderemo la sua ultima weapon. Detto questo, noi ci becchiamo stasera. Io vi aspetto come sempre e bye bye.